Signora delle Pecore non si addice a un salotto di casa, ma a un salotto con le nostre pecorelle che abbiamo cresciuto come una grande famiglia nei 40 anni della nostra attività. Questa attività, soprattutto quello della pastorizia, è un settore che consente tanti spazi di riflessione. Il pastore è un po' anche un filosofo della vita perché ha tempo e non è costretto da ritmi stringenti come possono essere le attività industriali e post-industriali. Qui si ritrova la dimensione del tempo e soprattutto si ha modo di apprezzare il divenire delle stagioni. La nostra è una scelta di vita, bisogna essere coerenti tra quello che si sente e quello che si fa. Fondamentalmente bisogna stare bene nel quotidiano. Sentire nel calpestio del gregge tutto il silenzio che ci circonda e il profumo delle erbe aromatiche è un'esperienza incredibile che nessuna beauty farm ci può dare. Questa è la magia nella quale ci piacerebbe condurre tutti gli ospiti della Porta dei Parchi qui ad Anversa. Quando vedevo attraversare le greggi che transumavano, mi si accapponava la pelle nel vedere l'abilità di quegli uomini nel saper governare quel numero così elevato di animali. E poi pensavo all'abilità che avevano nel tirar fuori da quel gregge così semiselvatico quasi, formaggio, latte, lana, e questa era una cosa che mi esaltava. Forse da quelle considerazioni è nata poi in me l'esigenza di trovare un modo per utilizzare le risorse di questo territorio. Dietro un buon latte ci sono anni di saperi e sacrifici. Qui decide la natura, sono gli ingredienti a scegliere te. E tutti questi doni li trasformiamo in formaggi, salumi, dolci e pietanze che amo definire la poesia della terra. Sì, qui decide la natura, ma io ne garantisco la qualità a millimetro zero. Per ottenerla davvero, però, bisogna fare tutto questo. Prendersi cura degli animali, anche se non è tutto rose e fiori. Prendersi cura delle piante per raccoglierne frutti. E perché no, gustare anche in mille modi diversi. È importante creare l'armonia nei sapori. Si parte con la scelta del prodotto e si finisce col taglio perfetto. E se non mi credete, vi ospito per farvi vivere la nostra realtà con tutti i vostri sensi. Il discorso dell'allevamento a quello del turismo e a quello dell'accoglienza. Questa è l'evoluzione dell'attività che mio nonno neanche si sarebbe mai immaginato. Vola, 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 e vola un cardinale, nuova sapienza di tu me lo vuoi dare. Mi piacerebbe che il mondo rurale fosse contagioso. Qui si guadagna quello che non si spende. Ci piacerebbe trasmettere questo non soltanto ai soci più giovani della cooperativa, ai nostri collaboratori, ai woofer, ma soprattutto agli ospiti dell'agriturismo che hanno modo di venire in contatto con un modello più etico e responsabile di vivere e di produrre. Facendo questa attività ci si rende conto di essere scolpiti dal sole e sognato dalle stelle.